E ci spostiamo adesso alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso per parlare oggi del corso Raccontare la salute, regole, deontologie e strategie di comunicazione nell'informazione sanitaria, un'iniziativa rivolta ai giornalisti. Alta formazione oggi per i giornalisti molisani e non, un nuovo corso promosso dall'Ordine e dalla Fondazione Giovanni Paolo II si è svolto nella struttura di Largo Gemelli a Campobasso, un incontro per raccontare la salute, per parlare di regole, deontologia e strategie di comunicazione nell'informazione sanitaria. Attenzione rivolta quindi al diritto alla salute, alla privacy e alla riservatezza, argomenti che spesso appaiono in conflitto tra loro e la cui tutela richiede senso di responsabilità da parte di chi si occupa di comunicazione. Spazio a come garantire la corretta informazione senza creare ingiustificati allarmi sociali e a come gestire le tante emergenze quotidiane. A coordinare il corso il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Pina Petta, la direzione scientifica affidata a Nicola Cerbino, capo ufficio dell'Università Cattolica di Roma e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Intanto quello che deve governare nella corretta comunicazione verso i cittadini su un tema così prezioso e importante come la salute è il senso di responsabilità. La responsabilità deve guidare le azioni di comunicazione verso l'esterno per una corretta, efficace comunicazione, essere trasparenti verso i cittadini, quindi che hanno il diritto di essere continuamente informati in maniera adeguata, perché questo processo contribuisca a rendere maggiormente forte questo rapporto fiduciario che deve esservi tra tutti gli attori della sanità, sia gli erogatori, che sono le strutture a cui i cittadini si rivolgono, per ristabilire quindi un rapporto, una relazione corretta tra quelli che sono i medici e quelli che sono i pazienti. Chi fa comunicazione in sanità dovrebbe contribuire a rendere fluida questa relazione.